Buonasera, vediamo come parlo. Tremare, ci riusciamo. Allora, video breve, brevissimo. Oracoli della canzone ancora. Gli oracoli ci daranno il titolo e poi noi svilupperemo il video. Vediamo che messaggio abbiamo da passare oggi. Vediamo cos'è che dobbiamo dire. Oggi. Ricordatevi che il video si attiva nel momento in cui lo andrete a visualizzare. Quindi potete visualizzarlo oggi, domani, dopodomani, fra un mese, fra 6 mesi, fra un anno. Quello è il momento dell'attivazione. Ok? E se lo vedrete oggi, tra un anno, tra un mese, tra 6 mesi, significa che quello è il momento perché nulla avviene per caso. Andiamo adesso a vedere qual è il video di cui parleremo oggi. L'argomento. Resta con me. Interessante che a fondo marzo c'ho passione maledetta. Mi dice tanto, tanto, tanto. Allora. Resta con me, cerchiamo di non farlo cadere. Detto questo, dietro, perché questi mi serviranno per l'oroscopo. Ok, resta con me. Qual è la situazione oggi di questo resta con me? Per carità, state bene, non molassa. Già le parole mettono i brividi. Allora, resta con me oggi. Che cosa dobbiamo dire? Allora, la sensazione che ho, così immediata, a parte la canzone, è che oggi c'è qualcuno che sta male, proprio male. Non è solo per questa luna, è proprio che qualcuno è stato mollato, qualcuno sta per perdere la speranza. Boh, vedremo. 8 di spade, le comunicazioni si sono chiuse, 7 di bastoni, 5 di spade, mago, giustizia, 5 di bastoni, folle, la luna. Quanti conflitti in questa storia, quanti conflitti? Quanti conflitti? Allora, è un momento molto particolare di questa storia. Quasi quasi per mettere a posto delle cose, per aggiustare le cose, si è deciso di agire in maniera da ricominciare da capo. Abbiamo il mago, però dopo abbiamo il matto. Andiamo all'indietro in questa energia. C'è un'involuzione di questa storia, sicuramente, una chiusura, qualcuno prende le difese, qualcuno si allontana, qualcuno chiude le comunicazioni, non comunica, non parla, nonostante i tentativi dell'altra persona di parlare, di esporsi, di far uscire le verità che ci sono dentro. Qui c'è qualcuno che è convinto che ci siano dei segreti. Se non sono dei segreti veri e propri, sono delle emozioni che non vengono a galla, nascoste. E tanta, 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 pochi, cioè tanta miscomunicazione, o almeno pochissima comunicazione, pochissima. E credo che proprio questa, pessima comunicazione, in qualche modo, è uno dei fattori di lotta, è uno dei fattori che costringe anche all'altro ad allontanarsi, a difendersi dall'invisibile, tra virgolette. Qui c'è qualcosa che non si vede, che si percepisce alla luce sulla superficie, ma di cui non si ha certezza. Qui ci sono tante incertezze in queste carte, tante incertezze che portano a litigare, incertezze che portano a chiudersi, incertezze che portano a fare anche
atti, ok, adesso faccio io, adesso ci penso io alla mia vita, che poi però non si incontrano con quello che abbiamo dentro, ci rendiamo conto che invece poi è avventato quello che abbiamo detto, che abbiamo detto, qua ci sono soprattutto tante, tante parole, dette e non dette, dette e non dette. Guarda, vi faccio un esempio, guardate. Un rapporto in cui uno delle due parti sente, avverte poca chiarezza e continuamente stimola l'altro che non parla, ok, che è muto. Questo mutismo, questa sorta di chiusura anche, ok, alla fine fa sbottare, ok, fa sbottare e si dice basta, adesso mi hai rotto, se posso dirlo. È possibile che con te non ho mai la verità. Ok? E in qualche modo ci si può esprimere anche, guarda, io non ce la faccio più in questa maniera, la vita è mia, ne faccio quello che voglio io, piuttosto che stare con te così. Dico, questa è un'ipotesi, ok? Dall'altra parte però c'è un aggancio di questa situazione. Nascono i conflitti sempre più esacerbati. Quello che sembrava dovere quello che si doveva mettere in equilibrio invece lo perde del tutto l'equilibrio. E guardate qua ho le carte proprio di conflitti, perché questo matto, che è qualcuno che agisce in maniera avventata, ha proprio le persone che combattono con i bastoni. E qua abbiamo il 5 di bastoni, che sono le chiacchiere, i pettegolezzi, ma il 5 di bastoni anche le litigate, i conflitti. Quindi due carte di conflitto una appresso all'altra. Sempre in escalation questi conflitti, tra l'altro. Ecco, questa è la sensazione che ho, che qui c'è una situazione in cui ma manco per ripicca, per una presa di posizione si è detto troppo. E adesso si rischia troppo, ok? Perché ci sono veramente tanti tanti conflitti. Vediamo che cosa finirà, cioè come finisce questa situazione. Resta con me. Ok, io solo un momento. Ho tirato anche un sospiro di sollievo perché veramente quelle carte mi avevano messo l'ansia. È solo un momento, è solo un momento, non vi preoccupate, tutto passa e passerà. Tutto passa e passerà anche. Bisognerà mettersi in testa che noi siamo forti anche da soli. Poi non rimarremo da soli, non vi preoccupate, però bisognerà capire quanto valiamo, bisognerà prendere coscienza col nostro io, bisognerà prendere coscienza con la nostra forza, anche prendere coscienza con quest'unione che è particolarmente forte. Qui c'è una programmazione anche, una sorta di strategia, ok? Per superare questa fase, per andare oltre, per rincontrarsi, per andare incontro al proprio destino, le stelle, ma soprattutto per perfezionare, tra virgolette, il proprio destino che ci ha portato a questo incontro. Grande apertura anche, grande apertura anche. Da un punto di vista sentimentale, si ricomincia a costruire grande fatica. È chiaro, 7-8 di denari mi danno una grande fatica, però in qualche modo ci si rimette in cammino, si ricomincia a seguire questa strada. Seguite l'intuito. Qui per qualcuno potrebbe essere importante una persona che fa
il mio lavoro, le carte, lavoro con l'energia, insomma. Oppure è proprio l'intuito. Ok, qui c'è qualcuno dato di grande intuito. Vi faccio notare che ci sono tre arcani maggiori molto forti: il carro, le stelle e la papessa. In qualche modo si sta seguendo un percorso destinato, ok? Oh, in ogni caso si sta seguendo un percorso, il percorso dei nostri desideri, dei nostri sogni. Ci vorrà fatica, perché qui si parla di fatica, però ci riusciremo, ok? Cerchiamo di mantenerci concentrati sulla nostra energia femminile, soprattutto, perché qui secondo me chi guarda questa stessa è soprattutto energia femminile, ve lo dico, sulla nostra energia femminile. Cerchiamo di sfruttare la nostra capacità di sentire, ok? Però io dico che questa è una situazione, questa situazione iniziale, veramente terribile, beh, è destinata in ogni caso a risolversi. Dovrete metterci il vostro impegno per risolverla, eh? Le carte dei denari mi parlano di impegno, di lavoro, quindi metteteci il vostro impegno, ma sicuramente qui si apre una nuova situazione, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Ok. Non escludo che ci siano famiglie coinvolte, non lo posso escludere. In questa stessa non posso escludere ci siano famiglie coinvolte, ma in ogni caso è un momento. Quello che mi dicono le carte è un momento. La strada è ben alta ed è molto bella. In questo momento, però, effettivamente non vedete la luce. Questo momento esatto, beh, non riuscite a vedere al di là. Beh, smettiamo poi tra l'altro che c'è luna nuova, non c'è luce nel cielo, proprio non vedete niente. Sì, effettivamente non riuscite a vedere la luce, ci sono tanti conflitti, tante incomprensioni, tanta miscomunicazione, comunicazione non fatta bene. Però è un momento di passare, è un momento che dovete attraversare e che in ogni caso si risolve, passerà, ecco, passerà. E tra l'altro evolverà in maniera anche molto positiva, quindi non vi preoccupate. Ok, non so a chi ha destinato questo Resta con me oggi, a qualcuno sicuramente, fatemelo sapere nei commenti come al solito. Io per adesso vi saluto, bye bye.